Il concerto per la pace che il maestro Valentino Alessandrini ci propone questa sera vuole essere una preghiera in musica per la Madonna delle Grazie, un grido di dolore per tutti coloro che soffrono quell'atrocità della guerra, un inno di speranza perché un futuro di pace sia possibile e si possa realizzare. Il concerto inizia con il brano Broken Wow dell'artista multietnica Lara Fabien. Thank you.
l'Ave Maria di Pio IX è una celebre composizione sul testo in lingua latina dell'Ave Maria. La melodia del canto è stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, che la pensò sovrapposta al preludio numero 1 di Do maggiore del primo libro del clavicembalo. Di Gounod, l'Ave Maria, al violino il maestro Valentino Alessandrini. Alla bellezza dell'universo e della natura che ci circonda. Di Riz Ortolani, Dolce Sentire, meglio conosciuta con il titolo di Fratello Sole, Sorella Luna. Sulle dolci note del violino del maestro Valentino Alessandrini. Thank you.
l'uomo esprime il meglio di se stesso, della sua umanità attraverso l'arte e le diverse espressioni artistiche, la musica, il canto e la poesia. Seguirà ora una serie di brani tratti dal film celebri delle migliori colonne sonore scritte dal maestro Ennio Morricone. Deborah Steam dal film C'era una volta in America, C'era una volta il West, Gabriel's Oboe, Plain Love del film La leggenda del pianista sull'oceano, Nuovo Cinema Paradiso. Buon ascolto.
breve discorso del sindaco di Mondottone, Gianni Carelli. Prego. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Mondottone. Lasciatemi fare un complimento grandissimo a questi ragazzi che si sono esibiti, che sono bravissimi. Un grande applauso facciamolo. Un ringraziamento lo vorrei fare anche al presidente degli Angeli Musicanti, il nostro delegato al Comune di Mondottone alla Cultura, consigliere Roberto Spaccapanici, che come sempre organizza sempre delle bellissime iniziative, molto, a volte anche molto sensibili e di profondo valore. Complimenti al maestro Valentino Alessandrini, che ormai è un sono molto contento di questa serata e devo dire che mi trovo qui con, diciamo, sorpresa a ricordare e fare questo evento per la pace. Puoi introdurre? Я дуже здивований і дуже схвильований для цього збору тут для цього концерту, тому що не завжди приходиться створювати такі концерти із-за таких причин, на жаль. Але надіємося, що все буде, надіємося на мир і на добро. Il progetto per la pace in Europa credo che nessuno riuscisse a immaginarlo, che dopo 80 anni di pace in questo continente ci fossimo ritrovati a dover pregare, dover spaurarci, sperare che la pace torni presto in Europa. Forse lo davamo come valore scontato, come un valore che c'era stato, che ormai ci appartenesse e che fosse ormai nel nostro DNA. In realtà invece la pace è un valore che bisogna coltivare, bisogna difendere e bisogna soprattutto lavorare tutti insieme verso la direzione della pace. Ми робимо все для того, щоб допомогти і щоб все було добре для миру і для нас всіх. І надіємося на майбутнє, найкраще майбутнє для нас всіх. I valori della pace che la pace contiene sono il rispetto dell'altro, la considerazione del prossimo, il valore della persona, cosa che in questi giorni abbiamo visto essere calpestata. Io sono vicino con il cuore e credo che tutti gli italiani, tutti i montottonesi vi sono a fianco in questo momento. Sono molto contento che avete scelto Mondottone come paese per trascorrere questo bruttissimo periodo della vostra vita. Mi auguro che siate stati accolti come sappiamo noi italiani accogliere, come sappiamo noi montottonesi accogliere, con la massima generosità e la massima calore umano. So che 8 bambini sono a scuola a Mondottone, mi auguro che si trovino bene e che riescano a fare amicizia con i loro coetanei, anche superando il problema della vita. Саме головне для нас всіх, це повага ближнього. І ми дуже раді прийняти вас тут, українців, в таку важливу і небезпечну хвилину для вас і надати вам саму найкращу допомогу і саме необхідне. Зараз в нашій школі є 8 бамбінів. 8 дітей, і ми надіємося, що вони тут почувають себе як найкраще і надаємо всю можливу допомогу. Il mio augurio, la faccio breve, il mio augurio è che possiate tornare presto nella vostra cara Ucraina e che ritornate per ricostruire quello che vi è stato tolto,
la vostra vita, i vostri effetti, soprattutto nelle vostre città e nel vostro Stato. Mi auguro profondamente che tutto questo finisca presto e che l'abbazia di una persona possa terminare immediatamente e vi dia la gioia di vivere la vostra vita nel vostro paese e dare il proseguo a quello che avete iniziato a costruire nella libertà e nella democrazia. Me mista ja також в першому числі надіюсь, що якнайшвидше закінчиться ця біда і що всі ми повернемось, всі ви повернетесь у свій рідний край, до своїх домівок і своє спокійне життя. Grazie, buona serata. Può diventare realtà, ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare. Quel sogno è stato interpretato in parole e musica da uno dei più importanti musicisti del Novecento, John Lennon, ed è diventato il più importante inno alla pace degli ultimi 50 anni. Di John Lennon, Imagine, interpreta maestro Valentino Alessandrini. Thank you.
estratto di Pasqua. Se nell'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino, ha detto vado, mi metto in viaggio e porto tutti un grande messaggio. E volteggiando di qua e di là, attraversando paese e città, ha scritto sui muri di cielo e per terra, viva la pace e basta la guerra. Ed ora un'altra preghiera in musica, magistralmente interpretata da Andrea Bocelli e Céline Dion. Prego affinché tu sia i nostri occhi e ci osservi dovunque noi andiamo e ci aiuti ad essere saggi quando non lo siamo. Lascia che questa sia la nostra preghiera quando perdiamo la nostra via. Guidaci con la tua grazia verso un posto dove saremo al sicuro. Dedicata a tutti coloro che a causa della guerra hanno dovuto abbandonare le proprie case, i propri affetti, i propri paesi. The Brave. Thank you.
brani scritti dal compositore canadese Leonard Cohen, che rappresenta un inno alla vita e all'amore. Di Leonard Cohen, Alleluia. Adesso vi farò ascoltare questa mia composizione.
che è stata scritta per violino, pianoforte e archi, e archi che sentite appunto nella base. Le basi che state ascoltando sono state tutte prodotte da me nel mio studio di registrazione. Quindi adesso departo. Le spese per la guerra, per gli armamenti. Io
Vorrei francamente che queste spese fossero destinate di più alla cultura, perché ce n'è molto, ma molto bisogno. Perché se purtroppo, se continuiamo a investire nelle armi, ci sarà sempre qualcuno che prima o poi che le utilizza, purtroppo. Invece le armi che dobbiamo utilizzare sono quelle della cultura europea, che i nostri avi ci hanno tramandato di generazione in generazione. È questo il patrimonio genetico che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. E prima di ringraziarvi, per il maestro Valentino Alessandrini, sono uguali, maestro Floreale, per il maestro Valentino Alessandrini, perché se lo merita per l'impegno che e un altro per Tania, che ha prestato la sua voce per presentare questo concerto da tanti anni che sta qui a Montottone, ma ovviamente è cresciuta in Ucraina, quindi infatti si è prestata anche per dare la sua voce e per poter trasmettere delle informazioni anche con tanti ucraini che sono presenti qui questa sera. Josh Bobat.